Senatore, quali le proposte di Forza Italia contenute in un disegno di legge per uscire dal guado della cosiddetta riforma Giletti? È vero, Crocetta con tanta enfasi insieme ai grillini ebbe il coraggio di annunciare che le province non esistevano più, che quindi ci sarebbe stato un grande risparmio per i cittadini e che minori tasse sarebbero state pagate. A distanza di tempo cosa è successo? Gli enti sono stati commissariati, le funzioni non sono state svolte, abbiamo continuato a pagare i mutui per gli immobili, i leasing per i mobili e tutti gli stipendi per i dipendenti e i quadri dirigenti che non hanno più svolto nessuna funzione, andando a lavorare paradossalmente ogni mattina senza fare nulla. Oggi vogliamo fare un po' di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini siciliani, quindi presentiamo una riforma delle province utilizzando il canale del Rio, prevedendo che per le province di Palermo, Messina e Catania, quindi delle aree metropolitane, ci sia un'elezione diretta di questo sindaco dell'area metropolitana da parte dei cittadini di quest'area, che ci sia poi un consiglio e una conferenza che coinvolgeranno consiglieri comunali e sindaci. Sottolineiamo, con questo restituiremo funzioni alle province, ai territori, senza nessun aggravio di costo, perché nessun componente di questo organismo percepirà alcunché in più rispetto a quello che già percepisce dall'ente di provenienza. Ovviamente abbiamo esteso le funzioni per tutto ciò che riguarderà la pianificazione territoriale, ma anche il problema dei rifiuti, per cercare di fare sinergie e sintesi con i sindaci del territorio. Nelle sei province invece minori, per intenderci Enna, Caltanissetta, Agrigento, lì invece un sistema più semplice che prevederà l'elezione del Presidente della provincia attraverso un'elezione di secondo livello, cioè di quelli che già sono sindaci o consiglieri, quindi sostanzialmente un ente che svolgerà le funzioni della precedente provincia più altre che gli assegniamo senza nessun costo per i cittadini, quindi più servizi e minori costi per i cittadini.